Oggi vedremo come regolare un cambio GRX. È un GRX serie 400, 10 velocità, ma la procedura va bene anche per altri cambi della casa, purché dotati di sistema a frizione, quella levetta che limita il movimento della gabbia e che serve soprattutto nel caso di guida su terreni sconnessi, pavé o fuoristrada. Di fatto è la stessa regolazione che abbiamo già visto in un altro video, cioè semplicemente è da ricordarsi la posizione della levetta, però stavolta vedremo perché c'è stato un problema la volta scorsa con il video in fase di montaggio, poi non avevo più la bicicletta disponibile per poterlo rigirare, beh, insomma era saltato un pezzetto, purtroppo, ve ne siete accorti, non vi sfugge niente, ci avevo provato, mi è andata male. Quindi che cosa vedremo oggi? Vedremo distanza del cambio, anzi della puleggia dal pacco pignoni e come si lavora sulla vite bitension, vedremo i fine corsa, ma questo ormai è patrimonio conosciuto, agganceremo il cavetto, daremo la tensione, faremo le regolazioni, insomma faremo funzionare perfettamente il nostro cambio GRX, tenendo presente che è una procedura che può essere utilizzata anche per altri cambi della casa. Comunque sul blog l'indirizzo è nella pagina di questo video, c'è già ampia letteratura sull'argomento. Mancavano i video, mi sto dando da fare, spero siano di vostro gradimento. Bici di là, ho messo il grembiulino Shimano perché parliamo di roba Shimano e quindi mi tocca. Andiamo a lavorare. Prima regolazione da eseguire è quella della vite bitension. Cos'è la vite bitension? È una vite solitamente posta sul retro del corpo del cambio che serve a regolare la distanza tra le pulegge e il pacco pignone, cioè tra la parte superiore, la puleggia superiore e il pacco pignone. Dicevo, solitamente è posto sul retro del cambio, ma fate riferimento sempre al vostro modello specifico di cambio. Il manuale vi indicherà chiaramente dove trovarla. Altra notazione, nel caso di cambio a frizione, questa deve essere sempre su off. Perché dobbiamo regolare la vite bitension? Beh, perché altrimenti se il cambio è troppo vicino non riuscirebbe a salire l'intera scala pignoni oppure si incastrerebbe bloccandosi. Se è troppo lontano, il cambio risponde con evidente ritardo. Adesso qui c'è il cavetto sganciato, come vedete, muoverò il cambio a mano e vi faccio vedere cosa succede con una vite bitension mal regolata. In questo caso è tutta aperta. Provo forzando a salire di pignone. Già ci sono evidenti difficoltà, ma guardate adesso che succede. Cavetto sganciato, è rimasta ferma, vedete, anche ruotando, sul pignone maggiore. Penso che sentite anche questo brutto rumoraccio di sfregamento. Perché? Perché di fatto si è incastrato. Quindi che cosa significa? Significa che dobbiamo allontanare la gabbia dal pacco pignoni affinché funzioni bene. Per farlo avviteremo la vite bitension. Andiamo ad avvitare. Nel caso del cambio su cui stiamo operando, un GRX 410 velocità, la vite bitension, quella su cui dobbiamo andare ad agire, è questa piccola brugola qui. Per altri modelli dovete fare riferimento al manuale che ve la indicherà in maniera chiara. Il cambio adesso è troppo vicino alla gabbia pignoni, quindi dobbiamo avvitare per poterla allontanare. Ho cambiato inquadratura in modo che è ben visibile cosa succede quando andiamo ad agire sulla vite bitension. Adesso dobbiamo avvitare perché dobbiamo allontanare la gabbia dal pacco pignoni. Vedete il cambio che inizia a muoversi? Bene. Adesso verifica di funzionamento. Adesso la verifica di funzionamento. Come facciamo? Beh, portiamo un'altra volta la catena sul pignone maggiore. La distanza tra la parte superiore, qui della puleggia della catena, quindi deve essere di 5 mm rispetto al pignone superiore. Io salgo nuovamente la scala pignoni a mano, ho ancora il cavetto sganciato, lo porto sul pignone maggiore. La distanza che dobbiamo misurare è questa qui. Come fare? Beh, sto impugnando una chiave a brugola da 5, quindi la passiamo e verifichiamo quanto spazio c'è tra catena e ultimo pignone. Shimano indica 5 mm, in questo caso siamo un pochino larghi, quindi dobbiamo agire nuovamente sulla vite bitension.
allentiamo leggermente, rifacciamo la nostra verifica, 5 mm ci siamo, spero che sia visibile, si vede? Sì, penso di sì. Proseguiamo con le regolazioni. Adesso è il momento di agganciare il cavetto. Io solitamente i registri di fine corsa li regolo senza catena e a cavetto sganciato, muovo il cambio a mano come abbiamo visto fare prima. Comunque, per adesso lavoriamo invece con cavetto e catena. Ogni cambio ha un suo passaggio cavo, quindi fate sempre riferimento al manuale di uso e manutenzione per scoprire qual è il corretto aggancio. In questo caso il GRX ha un'asola qui attraverso cui far passare il cavo, ce lo tiriamo da dietro, lo tendiamo a mano con un po' di forza ma senza eccessiva convinzione, stringiamo la brugola, tanto poi la tensione la daremo con i registri. Anzi, questo è il momento in cui è preferibile dare una prima regolata alla tensione in modo tale che potremo regolare facilmente i registri di fine corsa con la catena che sale rapidamente di pignone. Quali sono i registri di fine corsa? Beh, sono queste due viti qua, contrassegnate dalla lettera H e L. Vi ricordo che H indica il fine corsa inferiore, quindi quello sui pignoni più bassi, L il fine corsa superiore, quello sui pignoni più alti. Per registrare la tensione cavo possiamo ricorrere o al registro a vite posto sul corpo del cambio oppure a quelli che solitamente sono sul telaio o sulla guaina a seconda della tecnologia della nostra bicicletta. In questo caso useremo il registro posto sul corpo cambio perché rende più semplice l'inquadratura. Regoliamo la tensione cavo, questo perché? Perché come vi ho detto prima stiamo lavorando con la catena già innestata, il cavetto agganciato, quindi meglio far sì che la catena possa salire tranquillamente sui pignoni in modo tale che poi i fine corsa saranno più semplici da regolare. Agiremo su questo registro a vite. Cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo ruotare le pedivelle e cambiare e vedere cosa succede. Uno scatto, la catena sale ma è abbastanza indecisa. Un altro scatto, beh, insomma, non è che è proprio tanto contenta. Un altro scatto non ne vuole proprio sapere, significa che la tensione cavo è insufficiente. Quindi diamo un po' di tensione fino a che non sale. È salita. Saliamo un altro pignone e poi un altro. Beh, questa è la zona in cui se ci sono problemi di tensione si evidenziano. Non sentiamo rumore di saltellamento, quindi per adesso va bene così. Continuiamo a salire di pignone. Ecco, l'avevo appena detto, e invece il rumore di saltellamento c'è, quindi un altro po' di tensione. Bene. Serve ancora tensione. Pacco con l'11,36, quindi e ci siamo. Ultimo. E ci siamo, liberiamo un po' di tensione, scendiamo completamente e risaliamo uno alla volta. Ok, con la tensione cavo ci siamo, adesso tocca ai registri di fine corsa. Adesso dobbiamo regolare il registro di fine corsa inferiore. Come potete notare, la puleggia superiore non è in linea con l'ultimo pignone, è spostata verso l'esterno. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo agire sulla vite H e far sì che il cambio si sposti verso l'interno in modo tale che puleggia e pignone siano perfettamente in linea. Quindi vite H, iniziamo ad avvitare. Giriamo anche le pedivelle così ci rendiamo conto. Adesso è troppo perché è salito, quindi riscendiamo. Ok, ci siamo. La prospettiva forse sfasa un pochino, comunque puleggia e pignone sono in linea e non ci sono rumori di ferraglia. Adesso tocca al fine corsa superiore.
Per il fine corsa superiore il concetto è lo stesso. La puleggia deve essere allineata al pignone maggiore. In questo caso è piuttosto spostata, ma facciamo anche un'altra verifica. Se c'è troppo fine corsa, la catena tenderà a scavalcare il pacco pignoni muovendolo a mano. Si è sganciato il cavetto. Vedete? C'è troppo fine corsa, sta uscendo. Lascio, torno un po' indietro e recupero la catena. E anche questa eccedenza di cavetto che non ho tagliato prima. Quindi dobbiamo regolare il fine corsa in modo tale che la catena non scavalchi il pignone. In questo caso dovremmo agire sulla vite L. Adesso la sto stringendo di più, la catena, scusatemi, scende sull'altro pignone. Quindi l'allento, faccio risalire e ci siamo. Verifica a mano, più di tanto anche premendo non va. Quindi anche il fine corsa superiore è regolato. Il nostro cambio richiede semplicemente il taglio del cavetto che ho lasciato qui ed è pronto per funzionare. Prossimo video, il deragliatore. Alla prossima.